Ed eccoci alla recensione del Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Avrete visto l'unboxing, devo dire la verità, dai risultati sembra anche che vi è piaciuto, quindi vi raccomando di iscrivervi al mio canale perché sta per arrivare un nuovo unboxing di un dispositivo che lo odiate ma lo amate, non piace ma piace sempre, quindi vi lascio questi indizi per farvi iscrivervi al mio canale. Tra poco anche il nuovo unboxing, quindi. E adesso però passiamo di nuovo al Galaxy Note 20 Ultra, perché se io prima avevo il Galaxy Note 8 e sono passato al Galaxy Note 9, perché il Note 8 magari aveva qualche problema di batteria, durava davvero pochissimo per l'utilizzo che io ne facevo, dal Note 9 sono passato al Note 10 Plus, dispositivo che ho amato davvero tanto, più che altro per una questione di fotocamere, perché il Note 10 Plus mi piaceva molto anche a livello di fotocamere, poi aveva, forse come saprete, il processore Snapdragon al suo interno. Ma passare dal Note 10 Plus al Note 20 Ultra avrà senso? Beh, lo scopriremo subito nella recensione completa. Quindi, prima di continuare, vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un bel like se il video vi piace e magari se avete qualche altra domanda, lasciate un commento in descrizione. Le potenzialità della fotocamera del Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Adesso proviamo uno super slow motion di queste belle fontane che ci sono qua. E adesso proviamo anche rallentatore. E ricordo inoltre che il Galaxy Note 20 Ultra può girare video anche in 8K. Allora, appena accetti il formato 8K, non in sedicesimi, in 8K, proviamo subito a registrare il nostro video anche per vedere la stabilizzazione. Allora, nella registrazione io il video lo vedo abbastanza a scatti. Ok, adesso proviamo a fare anche qualche scatto fotografico. In alto l'unica parte su cui possiamo scegliere la risoluzione della fotocamera, possiamo scegliere 3 quarti da 108 megapixel, 3 quarti con il binning dei pixel, quindi una fotografia con risoluzione minore, e poi tutti gli altri formati che già c'erano prima. Noi proviamo da 108 megapixel, di cui vi ricordo che lo zoom massimo è solo fino al 6x, quindi non possiamo andare oltre con questa modalità. Adesso scattiamo una foto. E adesso andiamo sui 4 terzi normale, vedete che ci sono le tre modalità nuove, che sarebbe la grandangolare, quella là normale e quella là con lo zoom a 5x, di cui però possiamo arrivare anche a 50x, che devo dire la verità, con tanta luce il 50x fa davvero la differenza. Adesso vi provo a fare uno scatto in grandangolare. Proviamo con uno zoom a 5x. Adesso proviamo una anche a 50x, troviamo qualche soggetto forse più carino, ok, ho trovato questa cosa qua. Ok, vi rendete conto che tremate tantissimo quando scattate questa foto, però nel risultato il tremolio non è che si vede tanto, soprattutto in condizione con tanta luce. Ma vediamo anche il cielo come viene elaborato dal software di Samsung. Questa è una funzione che a me è sempre piaciuta tanto. Vedete che nella foto il cielo è completamente bianco,
Noi adesso scattiamo una foto. Una piccola vibrazione ci avverte quando la foto è stata scattata e vedete la differenza nello scatto finale. Il cielo c'è, si vedono anche le nuvole e non è per niente bruciato. Proviamo anche un altro scatto in cui il cielo dall'anteprima non si vede molto bene. Siamo in controluce, il sole è veramente molto forte. Ok, sempre la vibrazione che ci avverte quando abbiamo scattato e guardate la foto. Il cielo si vede molto bene. Adesso proviamo a fare una bella macro anche con questi fiori. Scelgo la modalità da 108 megapixel in 4 terzi da 108 megapixel. Proviamo a vedere la lunghezza focale massima. Ecco, a questa distanza già difficilmente riesce a mettere a fuoco. Mi devo allontanare un po' purtroppo. E sì, questa è la distanza massima che posso stare per riuscire a mettere a fuoco il soggetto. Tra l'altro anche un po' ventilato, dove vediamo il risultato. Proviamo anche senza la modalità da 108 megapixel, vediamo se cambia magari la lunghezza di messa a fuoco. Sembra di no. No. Questa era la lunghezza, la distanza massima dal soggetto per metterlo a fuoco. Vediamo anche i risultati, tra l'altro molto molto bene la foto come è venuta, bellissimi anche i colori, che tra l'altro c'è il bokeh naturale, questa è quella là da 108 megapixel, venuta molto bene anche se leggermente sfocata, vedete che comunque bisognava stare un altro po' più lontano ed anche in questo caso la fotografia è venuta un po' sfocata. Adesso proviamo anche un bel selfie. Ovviamente la fotocamera è da 10 megapixel e l'unica modalità è tra 3 quarti, però non da 108 megapixel come è immaginabile. E tra l'altro, se siamo più di una persona a scattare foto, a farci dei selfie, il telefono in automatico riesce a rilevare che siamo un gruppo di persone e quindi dà una modalità un po' più grandangolare, che adesso proviamo subito. Inoltre, mentre facciamo un selfie, possiamo utilizzare anche la modalità fuoco live, che in pratica ci permette di fare il soggetto nitido e lo sfondo più sfocato. Ovviamente il livello di sfocatura lo possiamo decidere noi e possiamo scegliere sempre farlo con la fotocamera più singola, più lineare, oppure quella là un po' più grandangolare. Ma adesso vado un po' in giro, vado a fare altri scatti, li troverete tutti quanti nel video e soprattutto aspetteremo anche perché si faccia notte per fare anche alcuni scatti notturni. Ed eccoci quindi alla recensione. Come vedete, vicino ho anche messo il Galaxy Note 10 Plus, anche per farvi vedere qualche piccola differenza a livello di dimensioni. Come vedete in alto, il Note 20 Ultra è leggermente più alto del Note 10 Plus. A livello di larghezza, bene o male ci siamo. Lo spessore, bene o male, è uguale, se non è nel Note 10 è leggermente più largo, però la vera differenza tra i due sta nel comparto della fotocamera, perché come vedete il Note 10 Plus, se io clicco sopra non traballa, mentre il Note 20 Ultra purtroppo, se io clicco da questa parte su una superficie piatta, vedete che balla davvero tanto. Questo perché? Perché sulla parte posteriore abbiamo questo modulo fotografico, le tre fotocamere, che sporge davvero tanto tanto. Forse questo è l'unico problema a livello di design che a me non ha convinto mai fin da subito, anche se le fotocamere, devo dire la verità, valgono davvero tanto perché sono davvero molto performanti. Poi comunque all'interno di questo modulo vediamo che ci sono delle cornici intorno alle telecamere che lo fanno rendere un po' più carino.
Molto bella anche questa colorazione, come vedete matte, non trattiene molto le ditate. E poi piccola finezza, la scritta Samsung, se noi la tocchiamo sentiamo la scritta sotto le dita, e mi dà un effetto, non so, tipo gommoso, non so spiegarlo come, ma mi piace davvero tanto. Queste sono delle piccole finezze che però a me piacciono davvero tanto. Da questa parte vediamo che c'è il bilanciere per il volume, il tasto di accensione. In basso S Pen, che purtroppo è stato spostato a sinistra anziché a destra come lo era sul Note 10 Plus. Si vedete che anche l'altoparlante tra l'altro è stato invertito, e il microfono. Perché dico purtroppo? Perché ho notato che quando l'abbiamo in mano, istintivamente l'altra mano, ma questo non è una questione di abitudine, penso un po' anche a tutti, istintivamente la mano va da questa parte per estrarre la S Pen, perché secondo me era un po' più comoda. Da questa parte invece ci troviamo sempre con il palmo della mano al di sopra della S Pen, quindi non sempre è comoda, bisogna fare un movimento un po' strano, ma non so, a me non è piaciuto particolarmente questo movimento. Mentre il bilanciere e i tasti del volume, che pure sono stati invertiti, sinceramente non mi hanno dato più facilitante, anzi credo che siano anche abbastanza comodi da questo lato. Avete già visto l'enorme display da 6.9 pollici, un Dynamic AMOLED davvero davvero bello. Vetro protettivo Gorilla Glass Victus, è al momento uno dei vetri più resistenti che ci sia, e sinceramente in mano si sente anche questa robustezza. Vedete che in alto invece c'è sempre il microfono con il carrellino per la SIM, possiamo anche estendere la memoria. Questa parte è completamente liscio. Sì, sensore di impronte digitale sotto al display anche come al Note 10, non cambia niente, forse è leggermente più preciso rispetto al Note 10 e no, a livello di velocità non sembra essere più veloce, always on come sempre. In alto c'è sempre il foro per la fotocamera, forse se lo sblocco riuscite a vederlo meglio, foro che tra l'altro almeno a me a prima vista sembra essere sempre un po' più piccolo rispetto al Note 10 Plus. Però avrei preferito averlo un po' più grande questo foro, sono sincero, ma avere una fotocamera un po' più performante, perché comunque davanti abbiamo sempre una fotocamera da 10 megapixel con apertura f2.2, quindi comunque abbiamo una fotocamera abbastanza standard, mentre comunque questa è una cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso, perché l'S20 Ultra aveva una fotocamera frontale da 40 megapixel. Ok, forse qualitativamente siamo là, però non so, avrei preferito qualcosina in più anche su questa fotocamera. Mentre abbiamo un gran salto in avanti per le fotocamere posteriori, di cui la principale è da ben 108 megapixel. Poi abbiamo una fotocamera periscopica da 12 megapixel e una grande angolare sembra da 12 megapixel. Non c'è più il sensore time of flight, quindi viene abbandonato questo sensore, probabilmente verrà raggiunto in futuro. Queste sono delle piccole voci, ma ancora non sappiamo con sicurezza. E invece abbiamo poi il laser autofocus, che comunque dovrebbe permettere delle prestazioni migliori per quanto riguarda proprio il focus e la tridimensionalità nelle foto. A vederlo così le fotocamere si vedono che sono molto grandi, molto profonde, soprattutto questa periscopica si vede proprio il foro al suo interno, ma dopo parliamo anche di fotocamera. Adesso concentriamoci anche sul display, che come vedete è da 6.9 pollici AMOLED, bellissimo. Vi faccio vedere i soliti video da YouTube, mi sono un attimo perso, non trovavo più YouTube, andiamo con il 4K. Allora, ovviamente c'è il frame rate a 120 Hz solo se abbiamo la risoluzione Full HD Plus. Ok, non sono mai andato alla risoluzione ultra perché sinceramente la vedo un po' inutile. Però vi assicuro che adesso sto vedendo questo video a 1080p, credo. Fatemi vedere prima se sia aumentato. No, stavamo a 1000. Sì, adesso era aumentato a 1080p. 1080p a 60 frame rate per secondo. Con questo frame rate, con questo display a 120 Hz, la differenza si vede davvero, cioè dal vivo. Purtroppo dalla telecamera non credo si riesca a cogliere la differenza, ma dal vivo vi assicuro che il display fa davvero la differenza. Prima di tutto un display che bellissimo perché dà dei colori realistici ma al tempo stesso anche un po' più saturi. I neri sono profondissimi, bianchi assoluti e tutto il resto delle colorazioni sono sempre ben accese. Guardate queste immagini come sono belle. Ma adesso
aumento anche un po' il volume per farvi sentire l'altoparlante stereo. Devo dire che il Samsung non è secondo a nessuno per quanto riguarda il display e sinceramente su questo Note 20 ha fatto davvero un ottimo lavoro, molto più luminoso rispetto a Note 10 Plus e sinceramente passare da Note 10 Plus a questo display che è da 120 Hz, forse la differenza non si nota al primo impatto, ma una volta che utilizzate questo dispositivo per parecchi giorni e poi ripassate al, per esempio ad un dispositivo con 60 Hz di display, beh, la differenza la notate e la notate anche tanto. Tra l'altro, ok, adesso non trovo più, ecco qua, l'avevo trovato, perdonatemi, mi sono perso un attimo nel menu mentre parlavo. Allora, non possiamo più scegliere 120 Hz e 60 Hz come se non era sull'S20 Ultra. Qui abbiamo direttamente la modalità adattiva, cioè che sceglie lui in automatico quando farcelo vedere a 120 Hz oppure a 60 Hz se facciamo delle cose che ovviamente non necessitano di questo refresh rate così alto, oppure possiamo andare direttamente a standard che rimane su 60 Hz. Impatto sulla batteria davvero minore, perché alla fine dei conti riuscite a risparmiare un po' di batteria, ma non tanto. Poi vabbè, ci sono sempre tutte le solite impostazioni di Samsung. Tra l'altro da qualche giorno sono arrivate le patch di sicurezza di novembre, quindi Samsung rimane sempre aggiornatissima per quanto riguarda anche le patch di sicurezza e in alcuni paesi è disponibile anche già la beta per Android 11, che se non ero su Note 20 Ultra siamo già alla terza beta. Vi faccio vedere, vedete che ci sono comunque, ah no, queste sono, perdonate, sono le altre, eccoci qua, livello di patch di sicurezza del 1 novembre 2020, quindi dispositivo aggiornatissimo. La batteria, sì, vi ho parlato anche già di batteria, perché nei primi giorni, onestamente proprio il primo giorno l'ho dovuto caricare due volte al 100%. Sì, la batteria mi aveva deluso terribilmente, anche perché l'ho voluto provare anche un po' più a lungo per vedere se la batteria magari si stabilizzasse un po'. Allora, primo giorno quindi l'ho dovuto caricare due volte perché si scaricava la velocità della luce. Nei giorni successivi è durato leggermente in più, ma comunque si scaricava molto velocemente. Praticamente se noi lo carichiamo al 100%, dopo qualche secondo vediamo che scende già al 98%, quindi il 99% sinceramente neanche lo vediamo. E nei primi giorni avevo anche un po' di ansia a dire, oh, non so se ci arriverò stasera con questa batteria perché si scarica davvero tanto. Dopo 5-6 giorni che comunque l'ho continuato a ricaricare, ho cercato di fargli fare sempre il ciclo di batteria completo, cioè scaricarlo e poi ricaricarlo, devo dire che la batteria si è stabilizzata davvero tanto. Per esempio adesso siamo al 65%, vedete che qui adesso ci dice che possiamo fare altre 22 ore e 38 minuti di autonomia, ovviamente dipende sempre dal nostro utilizzo, ma vi assicuro che i primi giorni al 100% mi diceva che potevamo fare massimo altre 15 ore, cioè nel totale 15 ore di autonomia, che poi comparate al Note 10 Plus, devo dire che l'autonomia si faceva sentire davvero tanto la differenza, perché qua con il processore Snapdragon dura più di un giorno tranquillamente, anche con un uso anche un po' più intenso, soprattutto con l'uso che ne faccio io riesco ad arrivare a sera tranquillamente. Con il Note 20 Ultra giornata stress non la superava, adesso invece riesco ad arrivare a sera anche con un 5-10% di autonomia, comunque vedete che la batteria comunque si è stabilizzata parecchio. Quindi sì, processore Exynos dura meno dello Snapdragon, sicuramente anche meno dello Snapdragon 855 del Note 10 Plus, ma comunque vi permetterà di arrivare a sera. Non è un campione di batteria, quindi se avete una giornata molto lunga davanti a voi vi consiglio un battery pack, perché non credo che ce la farete. Al suo interno poi abbiamo, come ho detto, processore Exynos 990. Purtroppo per il mercato italiano abbiamo solo questo processore, in altri paesi è disponibile lo Snapdragon 865 Plus, che purtroppo non ho avuto la possibilità di provare. Poi abbiamo 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Le memorie interne sono UFS 3.0, quindi sono tra le più veloci al momento. E onestamente il dispositivo non ha assolutamente nessun lag, anche se qualcuno dice, sì vabbè, no, l'Exynos 990 era già disponibile sull'S20 Ultra,
poi è uscito lo Snapdragon 865 Plus, ma il salto di qualità per Samsung non c'è stato. Beh, vi assicuro che comunque nell'uso di tutti i giorni, fatemi abbassare un attimo il volume, nell'uso di tutti i giorni neanche la sentite questa differenza, anzi sinceramente a me testarlo da vivo è sembrato molto performante anche questo processore. Faccio un attimo una gara al volo, non ho neanche visto quale stavo selezionando. Allora, vedete che i caricamenti sono ultra veloci, davvero zero lag. Ho anche aumentato il refresh rate del gioco, quindi dovrebbe essere 60 frame, 60 Hz, però in realtà scende anche un po' sui 40-50 Hz. Metto un attimo questo automatico. Allora, fluidissimo. Non so se dalla camera si riesce a cogliere la fluidità anche del refresh rate più alto, ma vi assicuro che comunque davvero ottimo. E poi con questo display, giocare a questo gioco ragazzi è davvero perfetto, davvero un bellissimo display, a me mi ha convinto tanto. Ah, vi faccio sentire anche un attimo il volume, che vi ho detto che è altissimo. Ci sono due altoparlanti, quindi un volume anche più alto rispetto al precedente dispositivo. Faccio vedere anche un po', solo per una questione di sforzi del dispositivo, anche Call of Duty, che è un gioco molto pesante. Inoltre, quando giochiamo per un po' di tempo prolungato, non è questo il caso perché al momento non si era riscaldato, però questa parte qua si riscalda sempre in maniera, non diciamo eccessiva, ma comunque si riscalda abbastanza questo lato qua del dispositivo. Ok, purtroppo deve scaricare alcuni dati. Ecco qua, comunque si sta avviando adesso. Allora, già sentite il volume, si sente la tridimensionalità del volume, davvero molto bello e potente. Purtroppo sta scaricando altri dati. Ok, finalmente si è avviato. Non so perché mi aveva... Ma cosa... Cioè, non so perché sta ricominciando tutto da capo qua, ma non so... Non conosco davvero il motivo del perché. Eccoci qua. Allora, guardate, la fluidità del gioco è davvero impressionante. Grafica, vabbè, credo che lo conoscete, spettacolare. Abbassatemi il volume perché è davvero molto alto. Ok, sta per iniziare. Allora, guardate che fluidità, non ci sono lag. Il gioco è dettagliatissimo. Ok, adesso non riesco a giocare bene perché non sono in posizione ottimale per giocare. Però vedete che... Comunque il gioco va davvero molto molto bene. Tra l'altro anche il multitasking funziona davvero molto bene. Le applicazioni in background difficilmente si riavviano una volta che le abbiamo riprese. Avete visto, asfalto già stava riprendendo tra l'altro. Cosa altro dirvi? Vabbè, il peso, vabbè, non è leggerissimo, il dispositivo è abbastanza pesante, anche se non troppo, 208 grammi, quasi 209 grammi. Non si sentono tanto, la parte più pesante forse è questa parte della fotocamera, però noi mantenendo il dispositivo da questa parte sinceramente neanche lo sentiamo. Beh, magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle fotocamere e delle fotografie che vi ho mostrato. Parliamo anche di parte telefonica, funziona davvero molto bene, viva voce, è altissimo, il segnale davvero mi ha preso ovunque, quasi ovunque. Ovviamente ci sono alcune parti in cui non prende proprio, mi sono dimenticato di attivare il... Ok, non ho mai soldi sulla scheda, però comunque vedete che il volume è davvero molto alto. Tra l'altro mi è piaciuta tanto anche la vibrazione, che è haptic, però forse... sulla tastiera Samsung per esempio noto una piccola differenza, magari faccio vedere un attimo. Oggi mi perdo tra i menu, non trovo più Facebook, eccolo qua. Ok, sono andato un attimo nella mia pagina perché non avevo scaricato ancora l'applicazione di Facebook per le pagine. Allora, vedete che comunque questa è la tastiera di Samsung, e tra l'altro da poco è uscita anche un'applicazione per personalizzarla. Io l'ho personalizzata leggermente. Allora, si scrive davvero bene perché il display è gigantesco.
Ora non mi trovo bene a scrivere per la posizione, però comunque nella scrittura, se andiamo a scrivere molto veloce, sentiamo che la vibrazione comunque perde un po' il filo, cioè si prolunga un po' di più mentre noi scriviamo, facendoci anche un po' imbrogliare, tra l'altro. In alcuni casi l'ho trovato un po' scomoda questa cosa, però nella maggior parte dei casi, se scrivete ad una velocità standard, vado un po' troppo veloce alle volte nella scrittura. Se lo scrivete nella velocità standard, comunque c'è davvero un'ottima vibrazione che comunque prosegue in tutta la UI. Anche quando scattate foto, sentite quella piccola vibrazione che vi fa capire quando è stata scattata una foto, ed è una cosa che ho apprezzato davvero tanto, mi è piaciuta. Ma il Note 20 Ultra, perché un Note 20? Beh, assolutamente per lei, la S Pen, che su questo dispositivo raggiunge delle velocità davvero stratosferiche nello scrivere sul dispositivo. Cosa che non mi è piaciuta? Beh, questa piccola puntina di colore nero, sembra che, se lo mettiamo così, sembra che alle volte la puntina non c'è neanche sopra la S Pen. Infatti all'inizio pensavo di averla persa, e invece no, e qua è nera purtroppo. Non so perché questa scelta di averla nera, forse bianca era un po' meglio. Tra l'altro nella confezione, questo ve lo dico perché io le aspettavo, prima c'erano le puntine di ricambio con la pinzetta per estrarle, in questo momento, cioè dal Note 20 Ultra invece non ci sono più le puntine di ricambio, quindi dovete recarvi presso, beh, penso un negozio, presso un'assistenza Samsung per farvi cambiare le puntine nel caso in cui ne avrete bisogno. Io nel mio caso non ne ho mai avuto bisogno, nonostante ho cambiato 3 o 4 note diversi. Allora, ovviamente le funzioni sono quelle là standard, troviamo sempre le stesse che abbiamo visto su tutti i dispositivi, tra l'altro con l'aggiornamento alla One UI 2.5, anche sul Note 10 Ultra sono arrivate le varie impostazioni, le varie feature che c'erano su questo dispositivo. Eccoci qua, apriamo un attimo Note. Ok, vedete che stavo provando a fare qualche disegnino. Ok, non sono il più bravo di tutti a fare i disegni, però comunque sì, qualcosa stavo provando a fare. Allora, la scrittura è davvero immediata, velocissima. Vedete che non c'è nessuna latenza tra la scrittura e il disegno. Poi comunque ci sono sempre i soliti livelli di pressione, vedete, leggero e più pesante. L'S Pen fa la differenza, anche se secondo me non giustifica ancora il prezzo. Alcune cose interessanti sono per esempio le registrazioni vocali. Ok, in questo caso non l'avevo provato su questo dispositivo perché già lo provavo sul Note 10 Ultra, però se noi per esempio registriamo qualcosa e adesso ci dobbiamo, per esempio devo prendere appunti delle cose interessanti sulla discussione, che adesso ho scritto discussione, e magari in precedenza volete capire dove è stata scritta discussione, ve lo dice in automatico, quindi questa è una funzione davvero molto carina. Ok, in questo caso non. Vedete? Ho cliccato sopra discussione e mi riporta e fa l'audio direttamente alla parola con cui aveva annotato. Vi assicuro che dietro c'è un gran bel lavoro di programmazione. Io non so come ci siano riusciti, perché vedete che io non l'ho neanche scritto con la tastiera, ma l'ho scritto a mano libera. Quindi è come se il software riuscisse a tradurre quello che io scrivo, tra l'altro lo scrivo anche molto male, in un formato che lui lo capisce e riesce a capire in quale parte della registrazione non lo diciamo. Questa è una feature, ragazzi, davvero è una delle killer feature. Questo solo per questo ne vale davvero la pena questo dispositivo, perché è una feature, cioè, a me è piaciuta davvero tanto. Vi ho parlato di audio, velocità del sistema. One UI 2.5 è migliorato davvero tanto rispetto al passato. Anche la batteria dura, cioè c'è un buon risparmio energetico rispetto a prima. Prima comunque la One UI consumava più batteria, adesso è migliorata davvero tanto nell'utilizzo generale del dispositivo. Ok, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ne vale la pena passare dal Note 10 Plus al Note 20 Ultra? Allora, per me personalmente, soprattutto se avete un Note 10 Plus con processore Snapdragon, no, non ve lo consiglio. Non ve lo consiglio perché, sì, le fotocamere hanno fatto un buon passo avanti, ma nell'uso di tutti i giorni le differenze difficilmente le notate. Sì, al buio questo fa delle gran belle fotografie. Se dovete utilizzare lo zoom, quindi dovete per forza passare al Note 20 Ultra, perché lo zoom a 50x fa davvero la differenza, è un ottimo zoom. Qui l'abbiamo massimo al 10x. La batteria, il Note 10 Plus dura di più. Nel mio caso,
ho bisogno di un dispositivo con un'autonomia ottima e quindi Note 10 Plus mi farà ancora compagnia. La velocità generale, beh, qui è una sorpresa ragazzi, perché lo Snapdragon 855 nell'uso di tutti i giorni riesce a equiparare comunque il Note 20 Ultra con l'Exynos 990. Sinceramente, se mettiamo a fare il benchmark l'uno vicino all'altro e vediamo che okay, Facebook si è aperto più veloce di qua, la fotocamera si è aperta più veloce di qua, ma parliamo di sempre di millesimi di secondi, cose che nell'uso di tutti i giorni non è che ci fa chissà quanta differenza, quel microsecondo in più che ci ha messo per aprire un'applicazione. Sinceramente, quindi non vedo questo grandissimo passo in avanti anche da parte di questo processore. Stessa cosa sarà anche, comunque, anche per lo Snapdragon 865 Plus delle versioni internazionali del Note 20 Ultra. Quindi, se avete un Note 10 Plus, assolutamente non passate al Note 20 Ultra. Se invece avete dei dispositivi precedenti al Note 10 Plus, beh, ve lo consiglio caldamente, perché il Note 20 Ultra è sempre un gran bel dispositivo. Gran bel display, luminosissimo, ho apprezzato molto il refresh rate, comunque le fotocamere, l'avete visto, sono ottime. Ok, qualche piccolo dubbio sulla batteria, però nel totale mi ha portato sempre a sera. Quindi, da Pasquale per mobileblogger.it, vi consiglio sempre di iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video. Ve l'ho detto, sta arrivando un nuovo unboxing sempre in stile ASMR, come abbiamo fatto l'altro, e poi arriverà anche la recensione dell'altro dispositivo. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, e soprattutto se avete delle domande iscrivetemi un commento giù in descrizione. Quindi al prossimo video ragazzi, ciao a tutti.